Buonasera, vi do il benvenuto ai Women's Intervention Clinics by Advance. La nostra ospite di oggi è Maria Carmela Pisu. Lei è diplomata europea in riproduzione degli animali domestici e attualmente si occupa della clinica e della patologia di riproduzione al Centro di Referenza Veterinario di Torino. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Ricordate che durante tutta l'emissione di oggi potete mandarci le vostre domande tramite la chat di YouTube. E una volta finiamo la presentazione, la dottoressa vi risponderà in diretta. Nel webinar di oggi, la dottoressa Pisu ci guiderà attraverso l'importante periodo fisiologico della gravidanza nella cagna. Maria, perché hai scelto di affrontare questa tematica oggi? Perché in realtà, se ci pensiamo bene, la gravidanza è il momento più importante della vita di una cagna che deve essere una riproduttrice. Ma nonostante questo, molto spesso si sottovaluta e si prende un po' alla leggera, quindi si fanno una serie di errori che, se sono evitati, migliorano di tanto sia la salute della cagna, sia soprattutto quella poi dei neonati, ed è importante saperlo. Quindi ci tengo molto. Partiamo dall'inizio. Cosa dobbiamo fare per preparare correttamente la cagna alla gravidanza? Allora, prima di iniziare sono importanti delle cose. Intanto dobbiamo sapere che non è vero che la gravidanza va bene in qualsiasi momento. È ovvio, la cagna è una delle specie che a numero di accoppiamenti ottiene più gravidanze. Questo però non vuol dire che possiamo lasciare le cose al caso. La gravidanza deve essere molto ben programmata. E partiamo dall'inizio, l'età. L'età della cagna è molto importante. Se pensate, banalmente, già nei regolamenti dell'ENCI, quindi dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, che riprende quello che dice la Federazione Internazionale della Cinofilia, abbiamo dei regolamenti. La cagna non si può far riprodurre, quindi non si può far accoppiare prima del secondo calore. Non è che siamo tutti impazziti e vogliamo mettere delle regole, è che fino a quel momento lì il ciclo della cagna non è ancora perfettamente strutturato. Il discorso, passatemi il termine, tra il cervello, quindi l'ipotalamo, l'ipofisi e le gonadi può non essere ancora corretto. In più, l'utero della cagna potrebbe non essere ancora perfettamente conformato e sviluppato per sostenere una gravidanza. Quindi in questo momento è veramente fondamentale avere un po' di pazienza. Una cagna troppo giovane può dare pochi cuccioli e sarebbe anche un danno economico, ad esempio, ma soprattutto può avere dei problemi di salute nel suo sviluppo. Quindi mai prima del secondo calore. Se parliamo di cagne di razza gigante, allora direi neanche prima del terzo. Aspettiamo che la cagna abbia un'età per cui sia perfettamente, passatemi il termine, fatta, cioè sia perfettamente conformata. Al contrario, non facciamo accoppiare e riprodurre una cagna sull'anziano. Perché? Perché ci sono una serie di patologie, banalmente dai problemi scheletrici, ossei, eccetera, che possono portare a dei problemi di salute. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo sapere se quella cagna, per l'età che ha, si può ancora riprodurre. Come facciamo a saperlo? Semplice, si fa fare una visita al veterinario che andrà a fare una serie di esami del sangue per far sì che non ci siano problemi ormonali, ad esempio, che la tiroide di quella cagna e le sue surrenali funzionino bene. Farà una visita e nel caso ci prescriverà una lastra per fare in modo che non ci siano problemi ossei. Noi veterinari dobbiamo stare molto attenti a queste cose perché è importantissimo non sottovalutarle. È talmente importante che da 2 anni l'ENCI ha emesso un regolamento per cui una cagna sopra i 7 anni d'età, prima di essere fatta riprodurre, deve ottenere un certificato di idoneità alla riproduzione, che non vuol dire soltanto la cagna è esente da malattie infettive ed infestive, ma proprio che a livello scheletrico, cardiaco, riproduttivo, ormonale, nulla osta al fatto che lei abbia una gravidanza e poi addirittura un allattamento. Ci sono altre attenzioni che dobbiamo fare da prima ancora di far accoppiare la cagna. Come dicono a noi donne, quando pensiamo di cercare un bambino, di integrare con l'acido folico da subito, la stessa cosa andrebbe fatta nella cagna. Perché l'acido folico, come sappiamo, nella donna prevede la spina bifida,
che è una patologia, qui vi metto ad esempio una figura nella cagna. La spina bifida, sappiamo tutti, è una patologia per cui non si chiude in modo corretto la spina dorsale, quindi il midollo rimane esposto. Questa patologia è molto più rara nel cane che nell'uomo, quindi le cagne sono molto meno soggette, ma ad esempio io nella mia carriera ho visto quattro cuccioli con spina bifida. Ma ciò per cui si prescrive ed è fondamentale consigliare l'acido folico a tutte le cagne dal momento del calore, se possibile anche prima, per tutta la gravidanza, è la prevenzione della palatoschisi. L'acido folico entra in modo importante nella capacità dell'RNA di moltiplicarsi in modo corretto e quindi di andare a chiudere tutte le fisi. Nella cagna il rischio più grande che possiamo incorrere con problemi di insufficiente apporto di acido folico è appunto la palatoschisi. E quindi per prevenirla si dice una percentuale che va circa al 40%, il consiglio è prescriviamo sempre dell'acido folico. Il dosaggio che è ormai accettato in letteratura sono 5 mg cagna dal primo giorno del calore fino a fine gravidanza. Maria, sappiamo che la cagna ha un calore abbastanza lungo. Come facciamo a sapere quando è rimasta gravida e quindi quando partorirà? Allora, sì, la cagna è una specie per cui il calore è molto lungo, ci sono cagne che hanno calori addirittura di 20 giorni ed è comunque fisiologico e che durante questo periodo di estro molte possono accettare il maschio sin dai primi giorni, altre più precise, diciamo, accettano il maschio solo nei giorni in cui veramente la cagna è feconda. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io mi basassi sull'accoppiamento, come ci dicono tante volte i proprietari, ah, dottoressa, guardi, la cagna si è accoppiata il 20 di aprile. Ok, quella data purtroppo non ci serve a nulla. Perché? Perché da quel momento la cagna può avere una durata di gravidanza molto variabile. Si dice che considerando il giorno della monta, la durata della gravidanza va dai 58 fino ai 72 giorni. Che rischio abbiamo? Abbiamo il rischio, ad esempio, se dovessimo fare per qualche motivo un taglio cesareo, di farlo troppo presto o di aspettare troppo per un parto che non avviene perché magari sarebbe dovuto avvenire nei giorni prima e quando andiamo a intervenire i feti sono tutti morti. Sappiamo una cosa, la durata della cagna è precisamente di 63 giorni più o meno uno, diamoci uno scarto di un giorno dal momento dell'ovulazione. Vuol dire che in quel momento lì la cagna, da quando ovula, deve partorire per forza entro il 64esimo giorno. Se così non avviene, allora il problema è che c'è qualcosa che non va e quindi noi dobbiamo intervenire. Quindi, partendo dal momento dell'ovulazione, noi contiamo 63 giorni più o meno uno. Come facciamo a sapere quando la cagna ha ovulato? Si fa un monitoraggio ovulatorio, quindi quando la cagna è in calore. Si fa il dosaggio del progesterone. La cagna ovula con un progesterone tra i 5 e i 10 nanogrammi per ml. Ma se per qualche motivo noi non abbiamo potuto fare il dosaggio in quel momento, se il proprietario viene da noi con la cagna che è già in gravidanza, allora sappiamo che esistono delle formule precise, sono state pubblicate ormai alcuni anni fa dal gruppo della professoressa Luboni di Milano, che prendendo dei dati biparietali, ci dicono in che momento è la cagna di gravidanza, o meglio, ci dicono quanti giorni mancano al parto. In questo modo non possiamo sbagliare, avvisiamo il proprietario del giorno in cui la cagna dovrebbe partorire e quello è il giorno in cui deve stare attento, o meglio, pensiamo a razze in cui è necessario un taglio cesareo, noi possiamo datarla in modo corretto e organizzare e fissare il cesareo nel giorno giusto senza rischi né per la madre neanche per i feti. In una cagna in gravidanza, che modificazioni possiamo vedere nell'embrione e nel feto durante lo sviluppo? Allora, le modificazioni che avvengono negli embrioni, nei feti, in realtà sono uguali per tutte le specie di mammiferi. La differenza è a che età vengono, quando abbiamo queste modificazioni. Con l'avanzare degli studi, con l'affinarsi delle tecniche, soprattutto dell'ecografia, col fatto che siano stati fatti studi su embrioni e feti abortiti, sappiamo che anche nella cagna abbiamo delle datazioni precise.
E questo non è tanto importante per gli studi, per i sofismi su cosa accade, ma proprio perché ci sono delle date che ci consentono alcune, ad esempio alcune somministrazioni di farmaci, altre che ci dicono da qua in poi devi fare delle attenzioni. Sappiamo ad esempio che poiché la cagna ovula ovociti che non sono ancora maturi, sono ovociti che ancora non hanno espulso il globulo polare, che sono ancora in quella che si chiama metafase 1 e che quindi non sono fecondabili al momento dell'ovulazione, gli embrioni in realtà inizieranno a esistere dal terzo giorno. Quindi gli embrioni saranno in e nelle tube uterine tra i 3 e i 7 giorni. Perché non prima? Perché prima non esiste l'embrione. A un giorno di post-ovulazione l'embrione ancora non c'è. Entreranno in utero tra l'ottavo e il nono giorno. Fino a quel momento l'embrione è nelle tube. La cosa fondamentale è che poi si impianta nell'utero, o meglio, nella cagna si annida. Quindi crea un contatto con la mucosa uterina e quindi con il flusso materno tra il tredicesimo e il quindicesimo giorno. Perché dico è importante questo dato? Per due motivi. Primo, perché fino a quel momento lì, non avendo un contatto, l'embrione viene nutrito soltanto da quello che chiamiamo latte uterino, quindi dal secreto delle cellule mucipare caliciformi dell'endometrio. E in cagne che ad esempio hanno problemi di cisti endometriali, questo nutrimento potrebbe non essere corretto, quindi c'è un maggior rischio di riassorbimenti. Ma soprattutto è importante perché da quel momento lì l'embrione ha contatto con la madre, quindi qualsiasi farmaco noi somministriamo alla madre, da quel momento lì avrà azione sull'embrione. E quindi è fondamentale ricordarsi che se ad esempio io devo fare delle terapie antibiotiche, perché la cagna ha avuto un'infezione, perché c'era un'infezione uterina e devo prolungarla, devo stopparmi per forza entro il tredicesimo giorno post-ovulazione. Questo è un dato fondamentale. Sappiamo poi che a seconda anche della capacità dell'operatore, e vi garantisco che ad esempio io da quando ormai uso solo l'ecografo ho perso capacità manuale, dai 17 giorni si è capaci di sentire le formazioni, la famosa corona di rosario che ci insegnavano in facoltà, che ci indica che quell'utero probabilmente sta accogliendo degli embrioni. Un dato fondamentale è che, come in quasi tutte le specie mammifere, anche nella cagna a 24 giorni post-ovulazione il cuore inizia a avere pulsazioni evidenti. Evidenti vuol dire che sono rilevabili attraverso un esame ecodoppler. Perché è importante? Perché questo è un momento in cui noi possiamo già dire al proprietario: guardi, c'è di sicuro una gravidanza, ci sono degli embrioni, gli embrioni hanno corrette pulsazioni, quindi la gravidanza sta procedendo in modo corretto. Un'altra cosa che dobbiamo ricordarci è che sempre verso il 23esimo-24esimo giorno è finita l'organogenesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che da qua in poi alcune terapie che si devono fare nella cagna non hanno più rischi perché non possono più avere effetti teratogeni. D'altro canto, di sicuro non ha senso, ad esempio, iniziare a somministrare l'acido folico quando la cagna viene a fare diagnosi. Facciamo diagnosi a 23-24 giorni e diciamo: ah, da ora prende l'acido folico. Non serve più a nulla, l'organogenesi è completa. Il suo palato in realtà ha fatto tutte le modificazioni che doveva già fare. Altro dato, verso i 27 giorni possiamo iniziare, 23-27 giorni, possiamo iniziare a rilevare un'anemia gravidica, che è un dato che dobbiamo conoscere. E ancora più importante, dai 43-45 giorni, soprattutto questo dipende molto dal tipo di radiologico, potremo iniziare a visualizzare l'inizio dell'ossificazione fetale, per poter dire: ok, si vedono i feti in maniera corretta anche a livello, radiografico. Questi dati sono importanti ricordarseli. Maria, sappiamo che nella donna si fa diagnosi precoce usando l'HCG. Anche nella cagna abbiamo dei metodi diagnostici precoci e sicuri? Allora, sì, purtroppo la cagna ha, purtroppo per fortuna, non lo so, ha una particolarità che la distingue insieme alla gatta da tutte le altre specie che studiamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le specie di mammiferi che abbiamo studiato, quindi tutti gli animali da compagnia, la donna, gli animali da zoo, eccetera, hanno un sistema per cui la madre riconosce che è gravida, c'è cioè un riconoscimento di gravidanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'embrione produce delle sostanze o fa dei meccanismi per avvisare la madre che c'è.
Banalmente, l'embrione della donna produce appunto l'HCG, ormone corionico, gonotropina corionica umana. Nel momento in cui viene liberata HCG, si blocca tutto il meccanismo che fa ripartire un ciclo mestruale e un secondo ciclo. E la stessa cosa succede, ad esempio, nella bovina, si produce un tipo di interferone, la scrofa, l'embrione produce un tipo di estrone. Nella cavalla, che all'inizio l'embrione non produce nulla, fa un'altra azione, gira talmente tante volte al giorno, toccando tutti i recettori uterini, da avvisare la madre. In questo modo l'utero non andrà a produrre prostaglandine, quindi non azzererà l'azione del corpo luteo. L'embrione della cagna tutto questo non lo fa, non c'è nulla che avvisi la madre. Cosa vuol dire? Vuol dire che la cagna si comporta sempre nello stesso modo, sia che sia gravida, sia che non sia gravida. Quindi noi non abbiamo la possibilità di avere un test sul sangue che ci dica, ok, la cagna è gravida. Quindi cosa possiamo fare? Dobbiamo andare a appoggiarci a altri tipi di strumentazioni, altri tipi di metodi per diagnosticare la gravidanza. Come ho detto prima, mani esperte già a 17-18 giorni possono riconoscere la formazione delle vescicole. E i miei professori erano bravissimi, io ve lo dico onesta, ho perso molta manualità. Volendo andare più avanti con la gravidanza, potremmo arrivare verso i 24 giorni in cui la placenta che si sta formando produce della relaxina. È un ormone prodotto solo dalla placenta, quindi se io trovassi della relaxina nella cagna, saprei che quella cagna ha una placenta attiva. Attenzione, però, è un test che penso sia addirittura stato eliminato dal commercio perché mi diceva: sì, in questa cagna si è formata una placentazione, ma non mi diceva se in quel momento c'era veramente una gravidanza. Magari la gravidanza si era interrotta e per 15-20 giorni la relaxina rimaneva alta. Quindi non ha più tanto senso. Come ho detto prima, verso i 43 giorni di gravidanza potremmo anche fare una radiografia. Ma non è un metodo precoce. Il metodo corretto e precoce che abbiamo nel 2020, ma ormai da un po' di anni, è quella di eseguire un'ecografia di gravidanza. Noi già a 18 giorni con dei buoni strumenti, quindi con delle sonde lineari da 10-12 MHz e una buona esperienza, potremo andare a evidenziare la formazione di piccole vescicole all'interno delle corna uterine. Verso i 18 giorni, 20 giorni, queste vescicole possono anche già essere misurate, quindi prendere i diametri. E capite che è un metodo molto molto precoce per poter dare indicazioni di gravidanza. Attenzione, non è un metodo certo che quella gravidanza vada avanti, perché siamo veramente agli albori della nuova vita. Quali sono le modificazioni cliniche che osserviamo nella cagna? Cioè, quali sono quelle fisiologiche e quando dovremmo preoccuparci? Allora, come penso in tutte le specie, anche la cagna subisce una serie di modificazioni. Ci tengo tanto a questo punto perché mi viene spesso richiesto come consulenza il fatto che queste modificazioni purtroppo non sempre vengano conosciute come fisiologiche e quindi vengano scambiate per delle problematiche in gravidanza. Come abbiamo visto prima, già dai 23 giorni di gravidanza, quindi 23 giorni dall'ovulazione, possiamo assistere nella cagna a una anemia. Quello che ritroveremo andando a fare un banalissimo emocromo citometrico è che la cagna presenta un'anemia normocitica, normocronica, quindi senza alterazioni di emoglobina, senza alterazioni di dimensioni degli eritrociti, ma con una significativa riduzione dell'ematocrito. In realtà è finto. Nel senso che non è che si riduce il numero assoluto degli eritrociti, non è che in valore assoluto si riduce l'ematocrito, ma poiché la cagna dovrà supportare e sopportare un aumento di gittata cardiaca per andare a perfondere in modo corretto le placente e quindi poi gli embrioni e i feti, c'è un aumento importante del volume plasmatico, quindi della frazione liquida del sangue. Tutti i nostri strumenti, come sappiamo, vanno a rivelare e a evidenziare delle percentuali. Noi abbiamo dei strumenti che ci dicono l'ematocrito è in percentuale tot. Quindi è ovvio che questa percentuale sembra diventare patologica, ma in realtà è fisiologico e anche una diminuzione fino al 20% dell'ematocrito a volte non ha nessun problema.
Nello stesso momento il problema della gravidanza è che per quanto sia un evento fisiologico, uno dei più belli eventi fisiologici che possa capitare nella vita, è però un insulto all'organismo materno. Considerate che ci sono una serie di embrioni che scavano o comunque alterano l'endometrio e questo normalmente fisiologicamente viene letto come un processo infiammatorio, che quindi avrà tutte le caratteristiche dei processi infiammatori. Avremo un aumento importante del fibrinogeno, avremo un aumento delle proteine di fase acuta, quindi dell'infiammazione acuta. Tutto ciò è fisiologico, non mi deve preoccupare. Altra modificazione ancora è che gli embrioni di per sé sono, per metà del DNA, non self e quegli embrioni vanno tutelati in ogni modo. Quindi avremo una importante diminuzione delle difese immunitarie locali e sistemiche. Banalmente sappiamo che cani, ad esempio, con patologie autoimmuni in stato di gravidanza possono limitare il loro problema, quindi avere molti meno sintomi della patologia stessa. Ma dall'altro canto, essendo uno stato di depressione fisiologica del sistema immunitario, avremo un aumento dei neutrofili circolanti per evitare possibili patologie batteriche secondarie. Quindi anche la neutrofilia in gravidanza è fisiologica. Attenzione che capita spesso di fare un emocroma e di trovarsi con una cagna che ha anemia, aumento non nell'emocromo ma cioè nelle emetochimici, aumento delle proteine di fase acuta, neutrofilia. E l'idea che viene è, ok, questa cagna ha un problema infettivo. No, questa cagna è in gravidanza. Un altro dato per cui spesso vengo contattata da proprietari o da colleghi è la disoressia. Le cagne verso il 30° giorno di gravidanza hanno probabilmente, non si sa ancora per quale fattore ormonale, una nausea che è come quella della donna, la nausea gravidica. Motivo per cui tra i 30 e i 40 giorni molte cagne hanno un appetito capriccioso, rifiutano il cibo in alcune ore del giorno o addirittura diventano anoressiche. Qual è il mio consiglio che do ai proprietari di solito? Nutritele, alimentatele con quello che in quel momento gli va. Io che ho avuto due gemelli c'erano giorni in cui mangiavo pasta con olio e basta, momenti in cui mangiavo solo i crackers, perché in quel momento è l'unica cosa che l'organismo tollera. Per 10 giorni nella vita di una cagna, per 10 giorni durante la gravidanza, possiamo concederle di essere un po' viziatella e di mangiare quello che più gradisce. Poi questa fase passerà. Maria, hai detto che ci sono dei momenti in cui è possibile somministrare farmaci, ma ci sono altri momenti in cui va vietata qualsiasi somministrazione. Allora, sì, i farmaci, l'ho detto prima, quando parlavo di momenti da conoscere, ho evidenziato il fatto che dal 13° giorno c'è l'impianto, o meglio, l'anidamento degli embrioni e che a 24 giorni l'organogenesi è completa. Ecco, possibilmente tra i 13 e i 24 giorni non somministriamo nulla, assolutamente nulla. Attenzione, ci sono cagne che ad esempio hanno bisogno di una terapia per il supporto della tiroide, cagne ipotiroidee che vanno incontro a gravidanza, non dimentichiamoci che quella è una terapia salvavita. Non solo è salvavita, ma è salva gravidanza, perché l'ipotiroidismo porta problemi anche durante la gravidanza. Quindi le terapie salvavita, se la gravidanza è compatibile con quelle terapie, ovviamente si decide che la gravidanza può iniziare, ma quelle terapie non devono essere interrotte. Tutte le altre terapie, in quei 10 giorni, 12 giorni, possibilmente le eviterei. Ho messo qua a fianco, come vedete, un elenco di antibiotici che sono ritenuti sicuri da tutta la comunità scientifica che si occupa di riproduzione anche durante la gravidanza. Se per qualche motivo durante la gravidanza, anche in questi famosi 10 giorni, la cagna avesse bisogno di una terapia antibiotica, immaginiamoci una ferita, immaginiamoci un'infezione non prevista, questi antibiotici sono consentiti, banalmente l'amoxicillina clavulanico, le cefalosporine, addirittura l'eritromicina. Questi sono farmaci che, se indicati, ad esempio da un antibiogramma o dal tipo di patologia, possiamo comunque utilizzare anche in questi 10 giorni. Ripeto, se possibile, in questa fase nulla, però questi si possono usare.
che è una delle idee che tanti proprietari hanno, ma che noi do veterinari dobbiamo assolutamente sradicare dalle loro menti, è che una cagna in gravidanza non possa proprio prendere nulla e quindi sospendono i trattamenti per i parassiti interni ed esterni e anche per la filaria. Allora, non solo questi trattamenti devono essere condotti comunque regolarmente e una cagna in gravidanza, se ha la scadenza per i farmaci, per la prevenzione, per la filaria, li deve prendere. Ma addirittura le nuove linee guida e ESCAP, quindi della parassitologia a livello mondiale, ci dicono che l'aumento importante che stanno avendo le parassitosi, soprattutto nelle nostre città, ci deve portare a fare trattamenti per i parassiti interni, quindi ascari, ritegni, eccetera, ogni 15 giorni per tutta la durata della gravidanza. Questo è fondamentale perché se no si corre il rischio di arrivare con un passaggio transplacentare di parassiti o un passaggio transmammario e quindi arrivare con feti che nasceranno già infestati o che verranno infestati immediatamente nella fase neonatale. Stessa cosa, tutti i trattamenti per i parassiti esterni vanno continuati a scadenza regolare. Che controlli è necessario fare nei 2 mesi di gravidanza della cagna e quando dovremo farli? Allora, quando io aspettavo i miei bambini dicevo sempre una cosa, la gravidanza non è una patologia, quindi evitiamo di medicalizzarla. Quello che dicevo su di me lo dico anche sulle cagne, non dobbiamo trasformare questi 2 mesi in un oh mamma aiuto. Da qui però a non fare delle cose c'è il mondo. Allora, se non è necessaria una diagnosi precocissima, a me chiedono di diagnosi di 18 giorni solitamente gli allevatori perché vogliono sapere se devono pagare la monta, se possono iniziare a contattare i futuri acquirenti, eccetera. In casi normali, in cui non serve una così repentina risposta, il mio consiglio è di fare la diagnosi di gravidanza verso i 24 giorni, perché a quel momento lì potremo vedere bene, datare bene, misurare le vescicole e soprattutto avremo un embrione già perfettamente riconoscibile e, come abbiamo detto, anche con pulsazioni fetali, pulsazioni sì, ormai fetali, che ci dicono come sta procedendo la crescita. Quindi la prima ecografia di gravidanza io la consiglio verso i 24 giorni. Ne consiglio una seconda verso i 40 giorni, perché a quel momento lì avremo la formazione corretta del feto e inizieremo a andare a riconoscere gli organi. Un'altra importante punto è una radiografia di conta dei feti ai 50-55 giorni e solo se ci sono problemi di mancata crescita, distacchi placentari, alterazioni, io consiglio un'ecografia ogni settimana. In queste immagini che vi ho messo, vi faccio notare come i controlli in gravidanza devono essere molto precisi. E non dico che arriviamo a fare la morfologica che si fa nella donna, ma ci dobbiamo avvicinare il più possibile. Non è più accettabile, secondo me, che si dica: ok, ho fatto diagnosi di gravidanza appoggiando la sonda e vedendo che ci sono degli embrioni. Quello che dobbiamo fare è dare la risposta più completa possibile al proprietario, la attenzione più completa possibile alla cagna e agli embrioni. In queste due prime immagini, come vedete, io vado a prendere i diametri interni delle vescicole in modo da datare la gravidanza e dare un giorno preciso di nascita al proprietario. E questa datazione così si fa nei primi 30 giorni. Nelle seconde immagini, come vedete, si scansiona il cranio dell'embrione, o in questo caso già del feto, in modo da avere una sezione trasversale perfettamente perpendicolare del cranio stesso e si va a prendere la distanza tra le due ossa parietali. E questo diametro biparietale ci servirà da inserire nelle formule per confermare il giorno del parto. Qui sono tre immagini diverse, ma vi faccio vedere come va presa la scansione. Possibilmente si deve vedere la rima iperecogena nucale e ci dice questo che la sezione è presa in maniera perfettamente trasversale.
Cosa devo fare con queste misure che ho preso? Le inserisco in queste formule che mi, appunto, sono state pubblicate dal gruppo della professoressa Lugoni ormai da quasi 10 anni e che mi andranno a dire quanti giorni mancano al parto. Le misure che abbiamo preso si devono inserire in millimetri, questo è fondamentale perché mi capita di essere chiamata da colleghi che senza ricordarsi questo dato fondamentale, le inseriscono in centimetri e risultano delle datazioni assurde, improbabili, e ci dicono, inserite in queste formule, quanto dobbiamo aspettare il parto. Come vedete, sono divise per taglie, quindi la prima vale per cani sotto i 10 kg, la seconda per cani fino a 20 kg, fino a 30 addirittura, la terza per cani giganti superiore ai 30 kg. Dopo aver fatto la datazione, quindi la misurazione, è fondamentale valutare la vitalità dell'embrione. Quindi andrò a prendermi le pulsazioni fetali, valuterò se sono corrette. Considerate che le pulsazioni fetali di un feto di cane devono essere superiori ai 220 battiti per minuto e andrò a confermare se quel feto ha corretti movimenti, corrette pulsazioni cardiache. In più andrò a valutare se embrione prima e feto poi hanno le formazioni di quella fase corretta, quindi al giorno in cui sto valutando la gravidanza e le formazioni sono corrette, per dire ok, la crescita è fisiologica, tutto ciò che oggi deve essere presente è correttamente presente. Vedete ad esempio che si valuta la presenza delle camere cardiache, la presenza della vena cava, dell'aorta. Si può fare il sessaggio fetale, dovrò andare dopo in 45-50 giorni a valutare in modo corretto anche la presenza del rene e sempre devo andare a controllarmi la differenza di ecogenicità tra il polmone e il fegato, la presenza della cistifellea e la presenza della vescica che si può riempire e svuotare così come si deve riempire e svuotare anche il fegato. Non solo. Dovrò andarmi a valutare gli annessi fetali, quindi lo spessore della placenta che non deve mai superare i 7 mm. Attenzione, c'è un punto che è l'attacco del colon in cui questo può succedere, quindi evitate il punto che vi sembra più spesso perché lì è falsato. E anche la presenza, spostando la sezione della mia ecografia, quindi spostando l'incidenza della sonda, sia del sacchetto amniotico sia del cordone ombelicale. In questo modo è completo un controllo in gravidanza. Per quanto riguarda la nutrizione della cagna in gravidanza, dobbiamo seguire particolari attenzioni alimentari? E a livello di attività fisica, cosa potremmo fare? Assolutamente sì, ripeto, la gravidanza non è una malattia, ma ci sono delle attenzioni da fare. La prima e più importante è proprio l'alimentazione. Considerate che a oggi sappiamo che una parte dei parti distocici, quindi delle fatiche in parto, dipendono da errori nella alimentazione in gravidanza della madre. L'errore più comune che si fa è quello di sovralimentare la cagna nella prima metà di gravidanza, perché l'idea purtroppo di tanti proprietari è quella di che si aveva un po' la mia nonna quando c'era una donna in gravidanza, devi mangiare per due, in questo caso deve mangiare per tanti. Considerate che fino ai primi 42 giorni non c'è aumento significativo di peso della cagna, non ci deve essere perché gli embrioni e gli invogli non hanno un peso importante da dover cambiare il peso della cagna. Non solo, in questa fase non va cambiata la dieta della cagna. Fino a questo momento qua, fino ai 35-40 giorni, la cagna segue il suo regime alimentare corretto, ben bilanciato. Se fa una dieta commerciale, continuerà con la sua dieta commerciale. Se fa una dieta casalinga, questa dieta deve essere bilanciata in modo corretto da un veterinario o da uno specialista, ma non serve cambiarla. Servirà cambiarla dopo i 40 giorni. Come si cambierà? La cagna in questo momento avrà necessità di un aumento energetico perché dovrà supportare veramente la crescita del feto e quindi si andrà a integrare una quantità di energia facilmente assimilabile in maniera proporzionale a seconda del peso. Anche in questo caso ci sono tantissime diete commerciali fantastiche strutturate per cagne in gravidanza, quindi se la cagna fa una dieta commerciale, quello che dovremmo fare è passare in maniera graduale
dalla sua dieta di mantenimento a quella per cagne in gravidanza, o se nella linea che il proprietario sta seguendo non esiste quella per cagne in gravidanza, passerà in maniera graduale a una dieta per cucciolo, perché è a maggiore quantità energetica e ha corretto il rapporto fosforo-potassio, fosforo-calcio, scusate. E se invece la cagna fa una dieta casalinga, quindi bilanciata, dovremmo chiedere al nostro nutrizionista, o se lo facciamo noi va benissimo, di bilanciare quella dieta per la gravidanza. L'altra cosa che dobbiamo sapere è che appunto serve un bilanciamento corretto calcio-fosforo, e che se la dieta è commerciale dovremmo semplicemente affidarsi a quella corretta; se è casalinga, questi dati andranno completamente rivalutati. In più la cagna andrà incontro a un affaticamento nel mangiare. Perché? Perché avremo delle corna uterine che andranno a premere contro lo stomaco, e quindi avrà necessità di pasti molto meno voluminosi, molto più frequenti. Io arrivo a consigliare l'alimentazione 8 volte al giorno in cagne con molti cuccioli, perché veramente la cagna farà fatica a introdurre tanto cibo nello stomaco, perché lo stomaco non si potrà dilatare. Quindi pasti soventi molto piccoli. Errore che si faceva tantissimo, fortunatamente penso sia quasi azzerato, ma su cui io ribadisco il concetto: non si integra la vitamina B e non si integra il calcio in gravidanza. Le diete devono essere bilanciate, ma nessuna integrazione. Perché? Perché un'integrazione di calcio in questo momento e di vitamina D che lo fissa andrà a mettere a riposo le paratiroidi, e porterà a quella che definiamo comunemente paralisi paratiroidea temporanea. Ma nel momento in cui la cagna dovrà partorire, quindi avrà bisogno di reclutare calcio dalle ossa, o peggio, nel momento in cui dovrà iniziare la lattazione, le paratiroidi non saranno attive per farlo in tempi veloci, e quindi si rischia di andare incontro alla tetania puerperale, soprattutto in quelle razze che sono predisposte, quindi le razze toy, e soprattutto in cagne che hanno cucciolate numerose. Quindi questo errore assolutamente evitiamolo. La gravidanza, abbiamo detto, non è una malattia, quindi l'attività fisica va continuata, va consigliata. La cagna può fare tutto quello che si sente di fare. Per fortuna gli animali sono molto più intelligenti di noi e si fermano nel momento in cui il movimento diventa una fatica. Attenzione però che un cane farebbe di tutto per accontentare il proprio proprietario. Quindi non stimoliamole al gioco in maniera eccessiva. Si corre, si fa la passeggiata, si lascia anche libera nelle aree in cui è permesso, ma non tiriamo ad esempio la pallina tante volte, perché la cagna, per accontentarci, riporterà la pallina fino a essere oltre il suo grado di sopportazione. Ricordiamoci che comunque in quel momento ha un'anemia funzionale. Maria, cosa potresti dirci sull'herpes virus? È davvero così grave e frequente? Allora, l'herpes virus è la mia gioia e il mio terrore, dico io. Nel senso che se mi chiedeste quanto l'herpes virus in percentuale è responsabile della mortalità neonatale, vi direi molto poco. Ciò che è veramente il patogeno, il responsabile maggiore, è la setticemia, quindi le cariche batteriche. Qual è il problema però dell'herpes virus? Che nel momento in cui arriva in una cucciolata, noi non salviamo nessuno. Mentre io, se vedo un cucciolo che ha una setticemia, magari non riesco a salvare quello, ma molto molto probabilmente salverò tutti i fratelli, perché ho il tempo di intervenire subito. Quando il responsabile è l'herpes, non salviamo nessuno. E vedere morire tutta la cucciolata nell'arco di 2 o 3 giorni penso sia un dramma infinito anche per i proprietari. L'herpes, sappiamo tutti, è un virus della famiglia dei varicelli virus, ma ha delle caratteristiche che lo rendono unico, è specie specifico. Quindi, spiegato ai proprietari, una delle domande che i proprietari mi fanno più spesso è: dottoressa, ma lei mi ha diagnosticato che la mia cagna è positiva all'herpes, ma non è che contagia il mio bambino? Oppure io ho una gatta a cui è stato diagnosticato che ha l'herpes virus, ma la cagna è in gravidanza. No, non c'è nessun problema, l'herpes virus è specie specifica, quindi può contagiare solo un altro cane.
Una delle particolarità che, per cui io adoro l'herpes virus è che ha un envelope formato da lipoproteine. Perché l'adoro? Perché sarà anche il suo punto di forza per poter penetrare nelle cellule, ma di sicuro il suo punto di debolezza, perché lo rende sensibile a qualsiasi disinfettante, a qualsiasi sapone. È un po' quello che si dice oggi per il coronavirus. Se ci laviamo bene le mani, sappiamo di averlo tolto dalle mani. La stessa cosa per l'herpes. Se facciamo una buonissima igiene, sappiamo di averlo tolto dall'ambiente. L'altra sua caratteristica è che si replica soltanto tra i 35 e i 37 gradi e mezzo. Come sappiamo, la temperatura di un cane adulto è superiore a questi dati, quindi gli adulti di per sé non hanno problemi con l'herpes. Nella femmina possiamo avere vaginiti erpetiche, in realtà vulviti erpetiche soprattutto, nel cane maschio possiamo avere delle balanopostiti, ma nulla di più. Il problema è che 35-37 gradi e mezzo è la temperatura della prima settimana di vita dei nostri neonati. Il neonato nasce con una temperatura di 35 e salirà nei primi 7 giorni ad arrivare a 37 gradi e mezzo. Quindi è la temperatura ideale per la replicazione del virus. Cosa succede? Succede che se una cagna è in quel momento infetta o se è semplicemente portatrice e si riattiva in quel momento l'herpes, quando lecca i suoi cuccioli o quando partorisce gli trasmette l'herpes. E questo herpes ha la capacità nel giro di poche ore di andare a colonizzare tutti gli organi interni e di moltiplicarsi in tutti gli organi del nostro neonato. Quindi, come vedete, ad esempio, queste sono lesioni tipiche del polmone e del rene di un neonato in cui abbiamo una serie di petecchie emorragiche che porteranno poi il nostro cucciolo a morte. Quali sono i sintomi tipici? In realtà sono quelli di qualsiasi patologia del neonato. Nei neonati avremo la perdita del riflesso di suzione, un pigolio costante di cui il neonato si lamenterà in maniera costante e abbastanza tipico della patologia è il vomito subito dopo la poppata e fino ad arrivare a tremori, incoordinazione, coma e morte. Considerate che la morte sopraggiunge praticamente sempre tra le 24 e le 48 ore dall'infezione, quindi morti rapide, dolorose e veramente impattanti anche sul proprietario. Cosa possiamo fare? Terapia? Niente. Considerate che ne sono state provate tantissimo, si è provato con la Ciclovir, che come sapete è la terapia tipica contro il virus della varicella, quindi l'herpes virus anche nei bambini. Si è proposto un protocollo che dice di dare 10 mg chilo per os ogni 6 ore. È vero, probabilmente i cuccioli non muoiono, ma i danni cardiaci li porteranno a morte poi nei mesi successivi, quindi non si consiglia neanche più. Si prova con la lisina, che sappiamo impedisce la replicazione virale nell'herpes virus, ad esempio del gatto, ma non è efficace. Non abbiamo nulla da fare. Ciò che va fatto è un'accuratissima detersione e disinfezione delle sale parto, quindi delle nursery, un controllo rigoroso della temperatura nella cassa parto. Considerate che nei primi 2 giorni si dice che dove ci sono i neonati la temperatura deve essere addirittura di 32 gradi centigradi e soprattutto abbiamo un vaccino unico per l'herpes che è efficacissimo, efficacia del 100%, che non può dare malattia perché ha subunità e che quindi nonostante il costo io consiglio a tutte le cagne. C'è solo un motivo per cui questo vaccino non può essere attivo, è che la madre è correttamente vaccinata. Ma siccome gli anticorpi che fa produrre il vaccino la madre li trasmette col colostro, se per caso non potesse allattare, purtroppo i cuccioli non possono essere protetti. Brutto problema l'herpes. In previsione del parto, cosa accade a livello fisiologico nella cagna e come questo si ripercuote? Allora, io quando mia figlia mi chiede perché sono nati prematuri, rispondo sempre perché tu hai bussato troppo presto. È un modo carino per dire però la verità, perché in realtà è il feto che avvisa la madre che è entrato in uno stato di sofferenza e quindi deve nascere. Nel momento in cui i feti non hanno più un apporto d'ossigeno sufficiente perché le placente non ce la fanno più, iniziano a entrare in sofferenza. E in un feto maturo, in quel momento lì, l'asse ipotalamo-ipofisi sul reni fa sì che quel feto produca del cortisolo in risposta allo stress.
Il cortisolo viene letto dall'ipotalamo materno e fa generare una cascata di eventi che porteranno alla produzione di prostaglandine. E le prostaglandine sono quelle che andranno a far lisare il corpo luteo e nello stesso momento a attivare la cascata di eventi iniziali a livello uterino. Nel momento in cui il corpo luteo invecchiato diventa sensibile alle prostaglandine, quando queste prostaglandine vengono prodotte dall'utero, in risposta appunto allo stimolo del feto, il corpo luteo viene lisato e il progesterone crolla in poche ore. E nel momento in cui il progesterone crolla, quello che succede è che ovviamente si innesca tutta la sequenza per favorire proprio il vero parto, ma noi nella cagna abbiamo quei segnali che dobbiamo insegnare ai proprietari a riconoscere. Appena il progesterone inizia a scendere, si abbassa la temperatura interna della cagna. Perché? Perché il progesterone è un ormone che favorisce la temperatura. È un ormone termotropico, scusate l'impaperamento. Se c'è progesterone sale la temperatura basale. Ovviamente nel momento in cui c'è un aumento della temperatura basale, il nostro ipotalamo fa sì di riassettare tutta la temperatura, perché nessuno di noi può avere 2 gradi in più, 1,5 gradi in più di temperatura, perché sarebbe febbre. Questo succede all'inizio quando sale il progesterone in maniera fisiologica e lenta, ma se il progesterone crolla di colpo, il nostro ipotalamo non è capace di riassettarsi in maniera rapida e quindi per 24-72 ore ci sarà la registrazione di un crollo di 1,5 gradi della temperatura. Quindi noi sappiamo che nel momento in cui la temperatura crolla, significa che il progesterone di quella cagna si sta già abbassando, si è già abbassato, quindi che il parto dovrà avvenire nelle 36-72 ore successive. Considerate che in qualche cagna questo crollo può essere addirittura 4-5 giorni prima, ma non c'è problema. L'importante è che la temperatura non risalga, perché se la temperatura risale senza segni di parto, significa che c'è qualcosa che non va. Quindi, nel momento in cui inizia questa cascata di eventi, abbiamo un crollo della temperatura, si rilassano per merito della relaxina tutti i tessuti del canale del parto, i tessuti del perineo, si allargano addirittura le fisi ossee del bacino per aiutare la cagna poi a partorire. Tutta questa cascata di eventi in realtà si riflette sulla cagna, perché il crollo improvviso del progesterone, che è un ormone del benessere, che è un ormone della tranquillità, farà sì che la cagna si innervosisca, diventi agitata, abbia bisogno delle attenzioni costanti del proprietario. Va a ricercarlo, inizia a scavare, cerca di fare cuccia. Tutto ciò il proprietario deve segnalarcelo, perché vuol dire che in quel momento lì la cagna è intatta in quello che si chiama stadio preparatorio del parto, quindi nelle ore successive, nelle 72 ore successive di solito, molto meno, in buona parte dei casi, quella cagna entrerà in travaglio attivo e inizierà il parto. Questi segnali io dico sempre ai proprietari, mi raccomando, quando vedete queste cose chiamatemi, perché io starò in zona, mai succedesse qualcosa. Nel momento in cui poi la cagna inizierà ad avere le vere contrazioni, quindi si fermerà, inizierà ad ansimare, inizierà a mostrare dei momenti di sofferenza alternati da pause di benessere, quelle sulle vere contrazioni, e lì il proprietario ci dovrà chiamare per dire la cagna è entrata in travaglio. Però questo è quello che devono notare. Grazie per la presentazione, Maria Carmela. Iniziamo subito la serie di domande che abbiamo ricevuto. Grazie pure a tutte voi. Non disconnettetevi. Grazie, grazie a voi, a tutti voi. Prima di iniziare con le domande, vi ricordo che qua sotto, come sempre, nella descrizione di questo video, troverete la presentazione realizzata dalla dottoressa e potete scaricarla gratuitamente. Allora, iniziamo la serie di domande. Maria, gli spettatori ci chiedono da che giorno consigli di iniziare il monitoraggio ovulatorio della cagna? Allora, in realtà io di solito faccio così. Quando la cagna ha le perdite da 2 o 3 giorni, inizio a fare la citologia, quindi i colpocitologici. Se
Sarà poi il colpo citologico a dirmi quando iniziare a fare i progesteroni, perché io inizio a fare i progesteroni quando le cellule vaginali sono cheratinizzate almeno al 50-55%. E poi mi comporto di conseguenza. Se ho dei progesteroni molto bassi, magari faccio il secondo prelievo dopo 4 giorni. Se sono già sopra gli 1,6 e gli 1,7, li rifaccio ogni 2 giorni, in modo da sapere in modo preciso il giorno in cui la cagna ovulerà. Quindi perdite emorragiche 2 o 3 giorni dopo la prima citologia, e poi da lì andiamo a vedere come si comporta la cagna. Ritorniamo all'inizio della presentazione. Ci hai parlato dell'importanza della prescrizione dell'acido folico. Che dosaggio ci consigli e che tipo di prodotto? Allora, il dosaggio ormai è reso standard e chiunque si occupi di riproduzione e neonatologia ha accettato che si danno 5 mg al giorno cagna. E non importa la taglia, perché? Perché probabilmente per una chihuahua 5 mg al giorno sono eccessivi, ma tanto sappiamo bene l'acido folico è una vitamina del gruppo B. Quindi l'eccesso viene eliminato con le urine, non può causare nessun rischio. Ciò che dobbiamo impedire è la carenza. Quindi con i 5 mg, che pensate sono lo stesso dosaggio per una donna, noi siamo tranquilli che copriamo la cagna, quindi non avrà mai carenze che possono portare a problemi. Quindi 5 mg cagna giorno. Quale vi consiglio? In realtà in questo momento veterinario ce n'è uno solo, registrato per la veterinaria. Se mi chiedete se vanno bene con gli umani, vi rispondo l'acido folico è una vitamina del gruppo B ed è uguale per tutte le specie, quindi non c'è problema. Sappiate che in questo momento ce ne sono, forse già addirittura due hanno ottenuto la registrazione, quindi correttamente dovremmo andare a prescrivere quelli veterinari per la cascata, però vanno bene tutti. Maria, nel caso in cui sia necessario fare terapia antinfiantiviaria alla cagna, che rischi ci sono per i feti e che molecole sarebbero preferibili usare? Allora, qui si torna al discorso che ho detto prima. Più che gli antibiotici, gli antinfiammatori rientrano in quella classe di farmaci che se si può si evitano, e soprattutto in quei famosi 10 giorni tra il tredicesimo e il ventiquattresimo. È ovvio che se facciamo l'ipotesi, la cagna ha avuto un trauma, ha dolore, ha un'infiammazione importante, prima di tutto c'è la salute della cagna. Quindi in quei casi devo fare terapia antinfiammatoria. E se solo antidolorifica sulla cagna paracetamolo, così come per la donna. È una molecola sicura, non ha nessun rischio né per la cagna né per i feti. E antipiretico, antinfiammatorio, quella che consigliano noi. Antipiretico, antidolorifico, scusate. Nella cagna però, come sapete, il paracetamolo non ha un grande potere antinfiammatorio, quindi se mi serve veramente un antinfiammatorio, allora io preferisco il meloxicam, perché magari solo 2 o 3 somministrazioni, ma è quello più sicuro tra tutti. Ripeto, solo in caso di vera necessità. E cosa potresti dire sulla vaccinazione durante la gravidanza? Non si fa, non si fa e ancora non si fa. Allora, si vaccina? No, è proprio una di quelle cose che dobbiamo. Non, tra attenzione, fuori da questo discorso, la vaccinazione per l'herpes. Come avete visto nel webinar, quella è strettamente e fortemente consigliata. A parte la vaccinazione per l'herpes, tutte le altre si evitano in gravidanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che sappiamo che tranne la leptospirosi, tutti gli altri vaccini hanno una copertura di almeno 3 anni, quindi non cambierà nulla se sospendiamo per 2 mesi. Se sappiamo che una cagna deve andare in calore e che ha in scadenza una vaccinazione, piuttosto l'anticipiamo prima del calore. Se invece il proprietario se l'è proprio persa, allora si vaccinerà dopo la fine dell'allattamento, senza nessun rischio né per la madre né per i cuccioli. Vaccinare in gravidanza può scatenare reazioni per cui si rischia la gravidanza, quindi assolutamente Grazie Maria, no. finiamo Grazie a qua. Ti voi. ringrazio per la tua collaborazione, è stato un piacere. Grazie per l'invito e per l'argomento perché è molto interessante. Mi è piaciuto molto parlarne con voi. Grazie pure a tutti voi, mi auguro che questo webinar vi sia piaciuto. Vi invito a mettere un bel like e a iscrivervi al nostro canale di YouTube per essere sempre aggiornati su nuovi video. Potete lasciarci pure i vostri commenti per sapere la vostra opinione. E ci vediamo il 27 maggio con la dottoressa Giordana Sana, con chi parleremo di dermatologia veterinaria. Grazie.